One, two, three, four. Electric Ladyland. One, two. Okay, I'll try. Okay. One. Okay, you ready? One, two, three, four. Ed è stato un vero piacere stare con questo signore. Pensate che oggi mi sono preso un altro timbro sul mio passaporto. Lui veramente la cassazione della musica internazionale. Ragazzi e ragazze, siete qui in compagnia di Re Drone dalla sua postazione di Bologna. Ladies and gentlemen, if you like rock and roll, this is the right place. E seguite sempre il Barone Rosso. Questo è uno buono. Lo dici Gigi D'Alessi, questo è uno buono. Ok, adesso Fiat Music, diciamo, io sono rimasto colpito da dei folli scatenati, si chiamano The Hornets, che io vorrei qui accanto a me. The Hornets, vorrei qualcuno dei The Hornets qui accanto a me. Allora, ti colgo impreparato. Perché ti colgo impreparato? Perché stavo preparandomi. Cosa devi fare? Devi mettere il microfono, anzi, va. L'altro matto, eccolo qui. L'altro matto. Eccolo qui, l'altro matto. Si può sedere qua. Dove ci siamo incontrati? Dove eravamo? A Milano, direi. A Milano a... Per Giovanotti eravamo a quel bel hotel che c'era Herbalife in mezzo. Ah no, sì! Intervista tutte le signore, le persone che uscivano da Herbalife e chiedevo se era una, con rispetto parlando, se era una loggia massonica o qualcosa del genere. Io non sapevo cos'era, cioè, insomma, mi hanno spiegato un po' in famiglia, diciamo così, mi hanno spiegato cos'è Herbalife. E... Ah, perché c'era anche un convegno di loro. Sì, proprio, anzi, poi dei tipi stavamo suonando fuori e i tipi proprio erano anche interessati. Allora, voi di dove siete? Dalla ridente cittadina di Carpi. Cosa ci facevate a Milano? Ve l'ho chiesto anche là. Sì. A Milano, per conoscerti, farti sentire la nostra musica. Ma voi che musica fate? Questa è una bella domanda. Noi facciamo del rock prevalentemente ispirato agli anni 70, molto Rolling Stone, se vogliamo. Allora, non è un caso che la domanda seria l'ho fatto a quello che mi sembra il più serio del trio, ma siete in tre voi nel gruppo? No, c'è anche il batteraio, che adesso non, per ovvi motivi non poteva venire, anzi lo salutiamo, se c'è una camera, grande Jason Jay, che ci starà guardando. Ciao, non so adesso se... Penso che sia, non sia a letto, credo. E, no, noi non siamo mai in acustico, di certo siamo sempre in elettrico e facciamo, come diceva, come Litone qua. Sì, abbiamo dei volumi più che alti, ecco, diciamo. Ma come mai a Carpi? Paolo Belli è di Carpi, fra l'altro Paolo Belli sarà qui. Ciclista, tra l'altro. Ciclista, sì, un po' matto, duro. L'ho beccato più volte in bici. Perché anche voi andate in bici? Io andavo tanto in bici, tantissimo, poi ho avuto un... problema e non ho, no, a parte di scherzo, ho avuto un problema e allora ho cessato l'attività. In italiano o in inglese? Inglese. Cioè. Perché? Per vari motivi. Ma è un inglese bolognese, cioè ma modenese, di quelli con la esce un po' così? Ah, secondo me non abbiamo l'accento di New York, se questo che intendi. Meglio avere l'accento inglese italiano. Avete mai pensato, ma siete mai andati a suonare all'estero? Allora... quasi lui sì, più volte. Ma con altri gruppi abbiamo avuto esperienze anche Albi all'estero, ma con altre band. Sì, è vero, no, anche lui ha fatto un tour, lui due, sì, tour ha fatto. Sì. Con, esatto, gioco con The Boys, non so se li conosci, il gruppo punk di fine anni 60, pop rock, col chitarrista appunto lui, e io con un chitarrista di Detroit invece, Thrash Breath, una band glam di fine anni 90, inizio anni 90. Cioè suoniamo da diversi anni, questo gruppo è nato da un anno e mezzo fa, giusto perché suoniamo in tante band insieme da tanti anni, mi ha detto dai, cavolo, facciamo una band assieme, dato che lui abita a 100 metri da casa nostra, lui adesso non abito più con lui, però è mio fratello, quindi... Cioè fratello acquisito? No, abbiamo la madre in comune. Ah, siete poi un fratello vero? Cioè mia madre dice che è mio fratello, poi... Ma
scusa, ma che traumi ci sono stati in famiglia per generare due... Non lo so, poi c'è una sorella di mezzo che è la più normale, quindi non lo so, è stato un caso. Se lo chiede anche nostra madre, tutte le volte se lo chiede sempre cosa ha fatto di male. Oggi dice di casa, ci fa, ma dove andate? Perché, andiamo a dare dronni, ma ci siete a cena? Hai capito? Ci ha chiesto, ormai si è rassegnato, ma la madre si promette. Pezzi fate? Allora facciamo il primo, facciamo You're Not Falling Down. You're Falling Down. Sì, facciamo prima quello e dopo facciamo Fighting Man. Avete dei dischi fuori? Non ancora. No, abbiamo il singolo e il disco, stiamo in lavorazione perché dobbiamo un po' scegliere quale tracce mettere. Poi il singolo è il primo pezzo che eseguiremo qui. Ed è il primo e unico video che per ora abbiamo ufficiale su YouTube. E stiamo aspettando di far uscire un CD fatto come Dio comanda. CD fa schifo, ci vuole il vinile. Ah beh, il vinile sicuramente più anni 70. Anche sicuramente ci faremo un pensiero, anzi era già in cantiere qualcosa di questo genere. Allora, sul palco, qui sul palco, insomma si esibiscono adesso dal vivo per Fiat Music, da Carpi vengono questi due, sono due fratelli e uno che gli segue dietro. E con e la chitarra, nessuno suona strumenti? No, prende la chitarra, ok. Quindi, ricordo, ne approfitto mentre si stanno preparando, perché oggi ho interrotto la preparazione, perché musica dal vivo va preparata, non è che parte la base, fai click e adesso prendo le chitarre. Si stanno tutti chitarre, vedo un basso addirittura, vedo un basso Hofner, soccia ragazzi. Oh, qui siamo messi bene. È un bimbo, sì. Ma è vecchio o rifatto? Non posso dirlo. No, sì, no, è degli ultimi 10 anni. Di preciso non lo so perché è usato, però è fantastico per le situazioni acustiche, anche perché prova a tenerlo in mano. È leggero. Esatto, è un low body, quindi molto leggero. Era quello che usavano i Beatles. Esatto, non questo modello. Esatto. Quindi poi qui abbiamo una chitarra. No, questa è vostra perché la mia era rotta, cioè poi la sua, perché non ho chitarra acustica, ho tante chitarre elettriche ma non ho acustica, e quella invece è sua. Ah ok, va bene. Allora, si chiamano Hornets con la H davanti, Hornets, The Hornets, vengono da Carpi, quando siete pronti attaccate. Sì. One, two.
sera You're Not Falling Down vorrebbe dire praticamente così, cioè è una canzone proprio di punch di cuore, no? Nel senso tutti ci provano magari con una ragazza, con il lavoro, qualsiasi cosa, no? Ma quello che conta alla fine conta, cioè quello che conta, vero o no Roberta? Conta sempre essere se stessi. Alla fine non conta fare le passeggiate a mezzanotte, Midnight Ramble, queste cose qua. Sempre senti, se stessi, ma col cuore, braccia aperte, no? Sì. Senti, ma chi è Patti Vaccari? Mettiamo la Patti. No, la Patti dice, troppo bravi, sono emozionata come se fosse la prima volta. Il bassista è molto rock, Damiano. Grandi Luigi Nenzi. In acustico sembrano più punk che rock. Per i carpigiani sono i Cala Brown. Cos'è i Cala Brown? Cala Brown. Cala Brown. È una forma dialettica per dire... Sarebbe Hornets, vorrebbe dire Calabroni in inglese, fondamentalmente. Ah, i Calabroni. Ah, ok. Hanno un groove molto British. Bravi sti qua. Nicola Gabi, siamo sicuri che il tipo col cappello è quello più serio? Mi conosce bene. Allora, ok. Massimo Cocchi dice, bravi, simpatici, ma dovete cantare in italiano. Vabbè, adesso sentiamo l'altra canzone. Che canzone è? Ah, vorrei fare... Ma scusa, ma... C'ho una curiosità. Ma i tuoi stivaletti sono reduci da Woodstock? Allora, anche questi li ho presi usati e non so esattamente di che anno siano. E, però sì, 15 euro pagati usati per quello. Scusa, ma come si fa a comprare le scarpe usate? Dove li trovi se no? Così. È quello. Quando sei in bolletta. Come si fa? È così, no, ma queste qua c'è tutta roba, tutte riciclate. Ah sì? Ma campate di musica? No, io ho un altro lavoro, lui pure, lui anche. No, cioè ci paghiamo i nostri sfizi con l'S facoltativa. Poi, vizio, no, vizio. Dipende. No, a parte gli scherzi, però abbiamo tutti un lavoro e la musica è una cosa che abbiamo tutti dentro da tanto. E... Esatto. Cioè, ma mi mancava io uno. Bassista, siamo colleghi. Esatto. Tu, abbiamo... Non ancora adesso perché siamo due ingegneri gestionali, ma domani io sono a raccogliere lumache, lo sapete. Ma... Lo sai, da noi, io non lo sapevo, ma un piatto tipico è la lumaca che viene coltivata, o allevata, scusa, e domani sono a raccogliere lumache, nella bassa modenese. Cioè, domani vai a raccogliere veramente lumache? Mi hanno assunto oggi. Per due giorni. No, è vero, sono cose, no, davvero, cioè capitano queste cose qua, te lo giuro su tutto quello che ho più caro. Scusa, allora anche tu raccogli lumache? No, io domani sono alle 8, sono sul posto di lavoro in un'azienda, quindi... Però mi raggiungerà tra poco perché si sta laureando anche lui, quindi... Speriamo. Ti stai laureando, tu ti stai laureando in che cosa? Ingegneria gestionale. Cosa vuol dire? No, gestione di un'impresa che... la parte logistica o che sia la parte comunque anche più vicina all'informatica, alla gestione della produzione. Voi affidereste la gestione della vostra azienda a questa faccia? Lo dice sempre mia madre. Cosa? La nostra madre lo dice sempre, ma anche a me con gli orecchini, quindi che sono lui. Ah, lo so. Ah, ecco, vabbè. Allora, come si chiama il pezzo? Questo pezzo si chiama Fighting Man e... dedicato calzapennello a chi diciamo combatte ogni giorno, non necessariamente solo con musica, ma anche con un proprio lavoro. Ed è dedicato a un cantante con cui suonavamo insieme al nostro chitarrista Joe, col quale facevamo tributo a Rolling Stones, ed è un cantante che non c'è più adesso. E, perché se n'è andato? Uh-huh. Causa? Un brutto malanno già avuto. Ti stai emozionando. No, per Dio. Beh, sì, sì. La tua faccia si emoziona, sembravi duro, invece guarda come sei morbido. Dai, vai. Looking bound for the leader band, the place we sound the hardy Rolling Stones. Find a man, the back manager, to wait advice of a back preacher. I'm
Mr. Drink in your Kubaru, the sound of all sugar in our room. Every time I think of you, how the hell could it happen so soon? The fighting man, I'm so sad since you've been gone. I wonder where is your whisper. Move the light, jungle in the roads, and I don't ask you where is your pursuit. I miss you drinking your Kubaru, the tasty old sugar in her room. Every time I think of you, how the hell could it happen so soon? The fighting man, I'm so sad since you've been gone. The fighting man, I'm so sad since you've been gone. Allora, loro sono The Hornets, però voi normalmente siete elettrici. Sì, sempre elettrico. Quindi questa sera vi sentite un po'... Molto faticoso, parecchio, perché in acustico è un altro film. Sì, di solito siamo in elettrico. Anzi, ci troviamo il... chi volesse, posso fare un po' di pubblicità? Puoi fare quel che vuoi. Grande, non è che... Boh. Ci trovate... Non è che cosa? No, magari qualcuno paga il canone, allora magari faccio pubblicità. Ma lasciamo perdere, no, infatti. Chi paga il canone? No, dai, ci trovate il 13 di novembre a Red Lion di Carpi e il 4 di gennaio ci troviamo alla Perla Verde di Bologna. Non è male, due concerti in due mesi. No, infatti, ma siamo in reduce di altre cose un po' più. No, comunque è così, basta. Va bene, loro sono The Hornets, mi ricordo che da Carpi vengono, che il 16 di novembre al Teatro Ariston di Sanremo ci sarà la finale Fiat Music.